La regione vulcanica più grande della Terra non si trova in Africa o in Giappone, ma sotto i ghiacci dell'Antartide. Gli scienziati hanno scoperto 138 vulcani nella parte occidentale e se decidessero di diventare attivi, sicuramente te ne accorgeresti. Potrebbero sciogliere enormi quantità di ghiaccio che finirebbero nell'oceano, innalzando il suo livello e rendendo il nostro pianeta inabitabile per gli esseri umani. Prima di fare le valigie per trasferirti su un altro pianeta, ascoltami. Solo due dei vulcani antartici sono attualmente classificati come attivi e ci vorrebbe una serie completa di eruzioni, decennio dopo decennio, per avere un impatto serio su tutto il mondo. Il Monte Erebus, uno dei due vulcani antartici attualmente in attività, porta con orgoglio il titolo di vulcano attivo più a sud del mondo. È in continua eruzione almeno dal 1972. Emette colonne di gas e vapore, talvolta espelle anche rocce, e gli scienziati definiscono queste eruzioni come stromboliane. Una delle sue caratteristiche più sorprendenti è un lago di lava in uno dei suoi crateri, con materiale fuso in superficie. Tali laghi sono piuttosto rari perché richiedono determinate condizioni per garantire che la superficie non si solidifichi mai. Il secondo vulcano attivo è l'isola Deception, una massa di terra a forma di ferro di cavallo. È la caldera di un vulcano attivo che è eruttato l'ultima volta più di 50 anni fa. Gli scienziati che lo monitorano dicono che non dovrebbe scoppiare all'improvviso in un futuro prossimo. L'Antartide possiede anche molte fumarole. Queste sono aperture vulcaniche che rilasciano gas e vapori nell'aria. In condizioni favorevoli possono emettere abbastanza materiale da costruire torri di ghiaccio alte fino a 3 metri. Gli scienziati monitorano i vulcani dell'Antartide con sismometri che rilevano quando la Terra inizia a tremare a causa dell'attività vulcanica. Talvolta utilizzano anche tecnologie più complesse, ma è tutto estremamente difficile a causa della lontananza di questa regione polare e delle complessità nel raggiungerla. Ecco perché nessuno può prevedere quando uno dei vulcani del continente, che ora sono dormienti, potrebbe eruttare. Possiamo immaginare come sarebbe questo risveglio se analizzassimo gli eventi di quasi 20.000 anni fa. Allora, procediamo? Uno dei vulcani dormienti dell'Antartide, il Monte Takae, ebbe una serie di eruzioni ed emise una buona quantità di alogeni ricchi di ozono in passato. Alcuni scienziati affermano che questi eventi riscaldarono l'emisfero meridionale. I ghiacciai iniziarono a sciogliersi e contribuirono a concludere l'ultima era glaciale. Perché tali eventi si ripetano, avremo bisogno di una serie di eruzioni con sostanze ricche di alogeni da uno o più vulcani attualmente sopra il ghiaccio. È uno scenario improbabile, ma visto che è già accaduto in passato, non è completamente impossibile. Per quanto riguarda i vulcani nascosti sotto uno spesso strato di ghiaccio, sembra che i loro gas difficilmente riuscirebbero a raggiungere l'atmosfera. Tuttavia sarebbero abbastanza potenti da sciogliere enormi caverne alla base del ghiaccio e produrre una notevole quantità di acqua di fusione. Il mantello di ghiaccio dell'Antartide occidentale è umido e non congelato alla sua base, quindi quest'acqua di fusione funzionerebbe come un lubrificante, mettendo in movimento il ghiaccio sovrastante in breve tempo. Il volume d'acqua che anche un grande vulcano potrebbe generare in questo modo è insignificante rispetto al volume di ghiaccio che lo sovrasta. Quindi una singola eruzione non farebbe differenza. Tuttavia diverse eruzioni di vulcani vicini o sotto uno dei grandi flussi di ghiaccio dell'Antartide occidentale avrebbero un impatto. Questi flussi di ghiaccio sono fiumi che trasportano la maggior parte dell'acqua ghiacciata dell'Antartide nell'oceano. Se cambiano la velocità e portano quantità insolite di acqua nell'oceano, il livello di quest'ultimo aumenterà. Man mano che il ghiaccio diventa più sottile, ci potrebbero essere più eruzioni. Gli scienziati lo definiscono effetto valanga. Qualcosa del genere è accaduto in Islanda. Il numero delle eruzioni vulcaniche è aumentato quando i ghiacciai hanno iniziato a ritirarsi alla fine dell'ultima era glaciale. Quindi sembra che per sensibili cambiamenti climatici, diversi potenti vulcani sopra il ghiaccio pieni di gas alogenati debbano diventare attivi in pochi decenni tra loro e rimanere forti per molte decine o centinaia di anni. L'Antartide contiene circa l'80% di tutta l'acqua dolce del mondo e se si sciogliessero totalmente, i livelli globali del mare salirebbero di quasi 61 metri. E poi dovremmo cercare un nuovo pianeta su cui vivere. Ma questo è uno scenario improbabile. È più probabile che le eruzioni sotto il ghiaccio lubrifichino i flussi di ghiaccio e spingano l'acqua nell'oceano, ma non sarebbe la fine del mondo. Un super vulcano forte e super arrabbiato potrebbe farlo e in passato è già accaduto. Oltre 200 milioni di anni fa, il mondo ha subito un importante restyling con non uno, non due, ma quattro massicce eruzioni vulcaniche. Il supervulcano chiamato Camp, ossia provincia magmatica dell'Atlantico centrale, è entrato in eruzione ripetuta per 600.000 anni. Tutto questo avveniva in Wrangellia, cioè un grande pezzo di terra che una volta era un vulcano supermassiccio che si estendeva attraverso quello che ora sono la Columbia Britannica e l'Alaska. E non era la lava o la cenere vulcanica a rovinare l'ambiente. L'eruzione fece schizzare alle stelle i livelli di carbonio.
il pianeta non sarebbe mai stato più lo stesso. Questa attività vulcanica potrebbe aver aiutato i dinosauri a crescere da piccole creature delle dimensioni di un gatto fino ai giganti che abbiamo visto in Jurassic Park. Ha dato inizio a un periodo di piogge lungo 2 milioni di anni. Ha reso il mondo intero caldo e umido, e ai dinosauri piaceva molto. I ricercatori hanno scavato in profondità negli strati di sedimento situati sotto un antico lago in Asia per scoprire questi segreti. Hanno trovato tracce di cenere vulcanica e mercurio, chiari segni di quelle eruzioni epiche. Vi erano firme di carbonio che mostravano enormi picchi nei livelli di anidride carbonica. Ciò ha reso l'atmosfera molto calda e la pioggia scendeva copiosa. La brutta notizia è che potrebbe avvenire un'altra eruzione simile. Il supervulcano situato sotto al Parco Nazionale di Yellowstone dorme da quasi 70.000 anni, ma se si risvegliasse sarebbe molte volte più catastrofico dell'eruzione del Monte St. Helens nel 1980, considerata l'eruzione vulcanica più disastrosa nella storia degli Stati Uniti. Seguirono 2 mesi di terremoti e iniezioni di magma sotto il vulcano che indebolirono e distrussero completamente la facciata nord della montagna. La colonna eruttiva raggiunse i 24.384 metri nell'atmosfera e distribuì cenere su 11 stati degli Stati Uniti e diverse province canadesi. L'ultima eruzione di Yellowstone fu 1.000 volte più grande di quella. La superficie sopra il parco di Yellowstone si trova su un punto caldo composto da roccia fusa e semifusa, chiamata magma. Questo magma scorre in una camera sotto il parco a circa 6-9 km di profondità, facendo gonfiare il terreno come un palloncino. Ma poi, mentre si raffredda, il terreno torna al suo stato abituale. Gli osservatori dei vulcani monitorano questo fenomeno da un secolo. 20 anni fa hanno notato che il terreno si era sollevato di circa 25 centimetri, ma dal 2010 tutto è tornato alla normalità. Gli esperti dicono che non ci sono grandi eruzioni all'orizzonte, quindi il giorno del giudizio non arriverà tanto presto. Ultimamente ci sono delle attività sotterranee in corso che mantengono alto l'interesse. Dato che gli esseri umani non sono stati presenti per testimoniare ogni piccolo dettaglio di ciò che fu Yellowstone, è abbastanza difficile dire con certezza cosa stia succedendo lì sotto. Yellowstone ha avuto alcune eruzioni epiche negli ultimi milioni di anni. Sono avvenute come se fossero programmate con intervalli di 600-800 mila anni l'una dall'altra. L'ultima grande eruzione risale a circa 640 mila anni fa e ha praticamente ridisegnato l'intero paesaggio spargendo cenere e detriti fino alla Louisiana. Ancora oggi si possono vedere le conseguenze dell'ultima grande eruzione nella caldera di Yellowstone. Gli esperti affermano che uno scenario di un'eruzione massiccia come l'ultima è improbabile. È più probabile assistere a eruzioni di vapore e acqua calda o flussi di lava. Quando e con quale forza si risveglierà rimane un mistero per gli scienziati.